Vangelo di domenica 27 marzo 2022. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetti da 1 a 3 e da 11 a 32. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». Ed egli divise fra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». La pagina famosissima della parabola cosiddetta del figlio il prodigo, o dei due figli, o del padre misericordioso, la possiamo chiamare in molti modi, è uno, credo, dei vertici degno di stare tra le pagine più alte della letteratura mondiale, perché ci racconta un volto di Dio davvero inatteso, un volto di Dio che non guarda il peccato dei suoi figli, un volto di Dio che è capace di correre incontro al peccatore che torna a casa, non tanto forse perché ha capito, ma perché ha fame. Ma non gli importa al padre il motivo per cui è tornato, gli importa che sia tornato. E si fa festa
per un solo passo verso il bene. Ed è proprio nel peccato, in quella lontananza, che il figlio più giovane può sperimentare un amore sconosciuto ai suoi e ai nostri occhi, un amore capace di perdonare senza alcun merito, un amore capace di fare festa solo perché sei tornato, un amore difficile da comprendere per l'altro fratello, che pur essendo stato sempre a casa, vicino al padre, non aveva capito l'amore del padre. Un figlio che non vuole più avere un fratello, che ce l'ha con il fratello, che non riesce a perdonare il fratello, un figlio che fa fatica a comprendere il cuore del padre. Ecco, naturalmente si potrebbero dire un'infinità di cose su questa parabola così ricca, però la cosa più bella è il volto di questo padre, un padre che si commuove, un padre che corre incontro, un padre che si getta al collo e bacia il figlio che torna, un padre che lo riveste di nuovo della sua dignità. Ecco, Dio, il Dio di Gesù è così, è un Dio che ci vuole figli, ci sente figli, e che se anche cadiamo, sbagliamo, ci allontaniamo da Lui, è sempre pronto a rimetterci in piedi nella nostra dignità di figli amati, di figli perdonati, di figli recuperati. Eravamo morti e siamo tornati in vita grazie a questo amore, un perdono più grande del peccato, un amore più forte della morte.